Detto questo, adesso iniziamo con una presentazione di Carlo Garau della provincia del Medio del Sud Sardegna, che illustrerà appunto in generale quali sono gli obiettivi del progetto. Buonasera a tutti. Spero che vi sia stata gradita almeno questa pausa a pranzo. A me appositamente mi hanno messo qua perché sappiamo che, tutti noi sappiamo che, la digestione vi rende tutti quanti più buoni, più calmi e quindi mi riuscirete a sopportarmi. Detto questo, la cosa che ancora non ho sentito, e perché giustamente sono stati interventi più scientifici, è quello del perché nasce un progetto LIFE nel territorio dell'ex Medio Campidano e quindi vi indicherò il perché. La provincia del Medio Campidano, eccola qua. No, c'è la prima immagine che. Sì. La provincia del Medio Campidano ha un territorio di circa 1564 metri, chilometri quadrati. La maggior parte di questi, sul lato ovest, sono montuosi. È là che vive il nostro cervo. Nel Medio Campidano il numero dei cervi presenti è una delle realtà sarde, nel senso che il numero è abbastanza elevato. Questo significa che quando vi è povertà di pascoli, perché oltretutto per morfologia di territorio questo non è esattamente un posto dove nei periodi anche migliori gli animali in generale possono trovare erbai spontanei, è evidente che nei periodi più tragici questi animali incominciano ad essere, che sono, mi ricordo, croce e delizia per il Medio Campidano, e poi vi spiegherò perché, entrano in sofferenza insieme agli allevamenti più tradizionali, soprattutto quelli caprini. Allora, cosa succede? Che nel 2005 viene istituita regionalmente la provincia del Medio Campidano. Io, che ero un funzionario della provincia di Cagliari, sono stato trasferito al Medio Campidano. Io, oltretutto, sono un biologo marino, quindi il cervo, bene o male, non ne capivo praticamente quasi niente. Però mi si è dato l'incarico, perché c'è una legge regionale che ti dice che nomina le province quale custodi dei beni non disponibili dello Stato. Il cervo sardo è un bene non disponibile allo Stato. Ecco perché questo è un animale totalmente tutelato. Il problema che nasce per l'amministrazione provinciale era quello di tutelare l'animale e contestualmente cercare di salvaguardare gli interessi degli allevatori delle capre, dei caprini. Per fare questo, dall'inizio, stiamo parlando del 2006-2007, l'amministrazione provinciale ha cominciato a realizzare, vediamo se riesco. Ecco, questa è la fantastica spiaggia di Piscinas di cui richiamava l'amico Domenico Ruiu, che fa parte dell'areale. Così come Monte Arquentu. Come potete vedere, è molto selvaggia, è molto aspra la nostra terra, offre molto poco. Quindi l'amministrazione doveva intervenire. Naturalmente, devo dire la verità, la Regione Sardegna ci trasferisce dei soldi per queste cose. L'unica cosa che abbiamo potuto pensare all'inizio era quella di realizzare i prati pascolo a perdere, in modo da soddisfare le esigenze sia delle capre, quindi degli allevatori, che quelle degli animali, in modo che non andassero in contrasto. Ma la cosa non bastava, perché il cervo è un animale che quando passa fa tavola rasa di quello che trova. E siccome ci sono pochi prati, ovviamente gli allevatori un po' erano irritati. A questo punto abbiamo trovato un'altra soluzione. L'abbiamo trovata, guardate bene, attraverso il carcere di Isarenas. Nel carcere di Isarenas c'ero andato per verificare la presenza dei cervi e mi trovai davanti reti elettrificate. Parlai con il responsabile, che è un agronomo, e mi disse: sono meravigliose, da quel momento non sono più entrate e i detenuti che lavorano a questa terra potevano continuare il loro lavoro senza avere questa incombenza di questo animale sempre presente. La cosa bellissima che poi ho notato è che c'erano i segni mi sfugge, delle zampe, chiamiamole, scusate il termine, proprio di fronte alla rete. Evidentemente qualche animale l'aveva toccata, aveva sentito la scossa e si ritrava indietro. Quindi a questo punto l'amministrazione provinciale ha incominciato a
soprattutto in Costa Verde, a recintare gli erbai coltivati degli allevatori e degli agricoltori in modo da tutelare gli erbai per i periodi estivi. Notate che queste cose sono state fatte tutte attraverso una condivisione con gli allevatori. Non era possibile pensare di ottenere il permesso senza prima bussare alla porta di ognuno di loro. Il tempo passa, gli animali aumentano, perché che se ne dica, gli animali da noi perlomeno sono tutelati. L'unica specie, a parte l'uomo qualche volta, ma raramente, devo dire, l'unica specie che gli dà la caccia sono i cani randagi. I cani randagi hanno imparato una tecnica interessantissima. Gli inseguono, questi animali sono oltretutto hanno molta paura, probabilmente qualcuno di questi morirà di infarto, ma comunque li fanno andare verso il mare. Il cervo spaventato si butta in acqua, nuota fino a quello che può, poi ritorna indietro e viene sbranato, come tutti sappiamo, cioè dalla parte partendo dalle viscere, e poi lasciato il cadavere a marcire sulla spiaggia. Di questo, ma la morte di una decina, di una ventina di animali non influenzava tutto sommato la consistenza della popolazione presente nel medio campidano. Non voglio stimarla, perché direi soltanto, come giustamente il professore stamattina ha detto, darei soltanto dei numeri che sono soltanto delle mie fantasie, però credo che sia abbastanza consistente. Quindi gli anni passano, la popolazione aumentano e noi ci rendiamo conto che queste nostre azioni non bastano per evitare uno scontro socio-economico. Cioè, mi spiego meglio, ci sono allevatori e agricoltori che hanno ben accettato la questione e hanno collaborato, altri invece improvvisamente dal giorno alla notte si sono trasformati in lupi feroci contro l'amministrazione, contro il fatto che stavamo tutelando una specie che oramai erano troppi, che tuteliamo più l'animale che non l'uomo. Nel 2010 ebbi la fortuna di parlare con i colleghi di Forestas, no, all'epoca Ente Foreste, della possibilità di presentare un progetto LIFE proprio su questo tema, sulla tutela dell'animale, e contestualmente anche sugli interessi e sui possibili risvolti che questo progetto poteva avere nel territorio. Ci buttammo a capofitto e dopo un po' di tempo, diciamo verso all'inizio del 2011, erano presenti fra i partner l'ISPRA, il Parco Regionale della Corsica e la provincia dell'Ogliastra, luogo oramai indicato per poter trasferire i nostri cervi. Col trasferimento, state bene attenti, che col trasferimento dei cervi noi nel territorio abbiamo avuto due reazioni contrastanti. Una, quella di spostare 120 cervi, quando ne hai qualche migliaio, sembra quasi ridicolo, ma in realtà la popolazione del medio campidano, soprattutto quelle di Arbus, Guspen eccetera, che sono quelle che gridano allo scandalo che proteggiamo più l'animale di loro, in realtà qualcuno era restio a prendere l'icona del territorio e trasportarla da altre parti, e altri invece più intelligentemente hanno detto: ma sì, forse ci togliamo un pochettino di carico, si fa per dire. Comunque l'Ogliastra fu indicata come nuova zona per il trasferimento di questi animali in aree dove un tempo c'erano ma adesso non c'erano più. Anche questo è stato comunque condiviso. Contestualmente, altra idea del progetto era quella di ringiovanire, di rinfrescare la genetica dei pochi animali che la Corsica aveva. Questo, ecco, per queste ragioni, ecco, questa era una foto, no, è qua, dei prati pascolo, e questa è invece la classica rete elettrificata, che fa vedere benissimo un terreno appena coltivato del quale noi ci aspettiamo che l'animale non entri, che quindi questo venga dedicato tra virgolette al bestiame del proprietario, ma non solo. Si spera che qualche volta aprano le porte anche ai nostri cervi. Quindi, quando noi abbiamo cominciato a lavorare nel 2010, poi siamo passati nel 2011 per l'aspettamento insomma della progettazione, nel 2012 l'Unione Europea ci ha concesso il finanziamento.
È qua che nasce il progetto One Deer Two Islands. Sembra poco, sembra facile dire un progetto è basato fondamentalmente sulla cattura, l'analisi, il trasferimento. Se fosse così sarei un grandissimo bugiardo. No, non è così. C'è uno sforzo congiunto di tante professionalità e soprattutto della volontà di alcuni dei miei colleghi, e devo dire, devo ringraziare in primo luogo ovviamente Ente Forestas che ha messo non solo uomini ma anche mezzi, devo ringraziare la volontà del Parco Nazionale della Corsica che i suoi giovani hanno recepito quello che noi volevamo e ci hanno dato una mano in un territorio che noi non riuscivamo a inserire questi nuovi animali. Devo ringraziare ovviamente ISPRA, perché senza l'ISPRA non è che si possa fare qualcosa, perché stiamo toccando una specie protetta e senza la loro benedizione noi non avremmo potuto fare niente. Dovrei ringraziare l'Ogliastra, dove sarebbe oggi presente il funzionario incaricato, ma come sapete bene, perlomeno gli italiani sanno, che negli ultimi anni, nella rivoluzione delle province, che oggi ci sono, domani non ci sono, poi ci sono di nuovo, che ci hanno creato non pochi problemi, questa impossibilità di capire se esistiamo o non esistiamo, questi problemi ce li ha creati soprattutto nei bilanci. Quindi alcune azioni di questo LIFE non le abbiamo neanche potute fare nei tempi voluti perché non avevamo i bilanci di spesa. E questo vi sembrerà ridicolo, ma è così. Il funzionario dell'Ogliastra che sarebbe dovuto venire oggi è stato trasferito oggi, stamattina stava firmando, alla Protezione Civile. Vado avanti perché alcuni interventi che sono stati fatti prima hanno già un po' parlato di quello che avevo intenzione di dire. È evidente che quando noi ci siamo messi a studiare il LIFE, insieme naturalmente ai tecnici più preposti per queste cose, abbiamo cominciato a pensare alle minacce storiche che in questo territorio e nel territorio c'erano e alle possibili minacce attuali. Le minacce storiche naturalmente sono sempre le stesse, guardate, la caccia. Domenico ha fatto vedere delle foto, Ruio ha fatto vedere delle foto in cui i cacciatori sardi cacciavano il cervo come se stessero cacciando i cinghiali, perché praticamente le immagini si assomigliano moltissimo allo stato attuale. Io suppongo anche, mi permetto di dire, che negli anni del 38, 40, 45, durante la guerra, quando effettivamente c'era la fame, qualcuno non è andato a pensare che la specie era protetta. La fame non guarda mai in faccia queste cose. Poi, poi c'è la deforestazione. Io su questo aspetto della forestazione, guardando soprattutto il Medio Campidano, in realtà il cervo non vive in un'area che era un tempo forestata, vive in una macchia mediterranea, però è un animale molto timido e quindi non è che se lo si veda molto spesso. Anche se negli ultimi anni, dato l'alto numero, è facile, come io ho potuto constatare di persona, trovare l'intera famiglia che percorre una delle tante viuzze che passano attraverso il Costa Verde. Quindi gli obiettivi generali, come vi ho detto, era quella istituzionale per la provincia, io parlo da funzionario, della conservazione e tutela del cervo, perché noi istituzionalmente dovevamo fare questo. L'altra parte, come provincia, dovevamo interessarci dei problemi che questo cervo, che il cervo produce alle attività antropiche. Per quanto riguarda la conservazione del cervo, si è arrivato fondamentalmente a capire che una delle soluzioni migliori era quella di creare nuovi gruppi in altre aree della Sardegna e in Corsica, in modo tale che formando altri gruppi, prima o poi questi gruppi sarebbero potuti congiungere. Bisogna notare che la Sardegna è divisa in due da qualcosa che fisiologicamente gli animali non potranno mai attraversare, che è la 131. La strada statale 131 la taglia dritta da Cagliari fino a Sassari e quindi i nostri animali, l'unico modo che hanno per potersi spostare era quello di andare a occupare altre zone montuose. Ed ecco perché l'idea. Creiamo i corridoi biologici per poterli fare spostare, per avere la possibilità di allargarsi. Per far questo si è pensato, ed sono state messe in atto, una serie di azioni. Oltre ai prati pascolo, quindi imbandire delle tavole per loro e quindi attirarli per fame,
Anche abbiamo messo in essere anche i punti di abbeverata, perché ricordiamoci che noi viviamo in Sardegna, l'acqua non c'è da tutte le parti. Sì, forse Domenico ha ricordato un piccolo fiumiciatolo che scorre, guarda caso, vicino a Esarenas, al carcere di Esarenas, e quella è acqua dolce, ma è uno dei pochi punti. Uno dei pochi punti. Quindi si è pensato bene di invogliare questi animali ad andare verso le zone che noi desideriamo che loro occupino, con queste strategie. Non so se sono, se avranno col tempo, ci daranno soddisfazione. Però ho sentito il professionista che sta seguendo, perché le azioni non sono finite, continuano. Il professionista che sta seguendo il monitoraggio degli effetti che quelle poche cose o molte cose che abbiamo fatto, e mi ha confermato che proprio avantieri ha trovato tracce dei nostri cervi proprio nel corridoio biologico, quindi qualcosa funziona. L'altra cosa era, sempre a carico del progetto, dare consapevolezza. Cioè non si può spostare un animale così dal punto al bianco, bisogna farlo capire che cos'è. Per me, che sono stato un ufficiale di polizia giudiziaria, se mi toccano il cervo so già come comportarmi. Io la arresto, gli metto la sanzione e buonanotte al secchio. Ma non funziona così. Vi racconto un aneddoto. Un idiota, scusatemi il termine, un idiota prende per disperazione probabilmente e spara un cervo in Costa Verde, vicino al mare, senza sapere che nelle montagne, nascosti in mezzo alle cespugli, c'erano i carabinieri, non il corpo forestale, i nostri NOx, come si chiama? I cacciatori di Sardegna, c'erano i cacciatori di Sardegna che l'hanno arrestato sul posto, mi ricordo che gli hanno messo 30.000 euro di multa, l'hanno mandato in procura, gli effetti non lo so quali sono. In vita mia devo dire che negli ultimi, io arrivo in provincia nel 2005, ho visto colpiti da cervi, sparati cervi, e ne avrò visto 4 in realtà, non tantissimi, non sono tantissimi quelli che ho visto ammazzare in quella maniera. Quindi cosa abbiamo cominciato a fare? Attraverso i colleghi della provincia e attraverso i colleghi delle foreste abbiamo incominciato a fare sensibilizzazione nelle scuole. Era una cosa importante. Io che facevo parte anche del gruppo INFEA, che è Informazione, Formazione ed Educazione Ambientale, ho per concetto, cioè per la certezza che se si passa con l'informazione giusta ai ragazzi, ai bambini, questi se la trascinano per tutta la vita e la porteranno e avranno il rispetto di quello che noi gli insegniamo. Perché dovete capire che ci sono due generazioni con le quali noi dobbiamo interloquire. Sono i giovani, che sono molto più sensibili verso le questioni ambientali, perché comunque raramente lavorano nel territorio. E poi ci sono gli anziani, che hanno un ricordo un pochettino distorto della caccia e di che cosa era il cervo. Adesso il cervo ce ne sono pochi e bisogna salvaguardarli. Poi naturalmente, periodicamente, così come era stato scritto nel programma, abbiamo fatto gli incontri con i stakeholder, perché gli allevatori, i cittadini, i comuni, i sindaci, gli assessori e quant'altro dovevano essere coinvolti, dovevano essere informati su quello che succedeva. Questo è stato fatto con... naturalmente queste azioni sono speculari, quello che fa il Parco Nazionale della Corsica nella sua regione, cioè fa le stesse cose. E sto finendo. L'ultima cosa che volevo dirvi è semplicemente questa, e chiudo, dai. Allora, in questo frangente abbiamo fatto di tutto e di più. Adesso stanno finendo lo studio di Human Dimension, stanno finendo, ce lo presenteranno in 9, a parte il monitoraggio, anche le possibili azioni di sviluppo, tra virgolette, economico che ha la presenza, che può portare alla presenza del cervo nei territori. Però in ultima analisi, guardate, vi posso garantire che negli ultimi periodi sono cambiati nomi, sigli, enti, partite IVA, eccetera. Però la volontà e la ferra dei colleghi che hanno portato a termine tutte le azioni fino ad oggi è stata, per me, indelebile nel tempo. Vi ringrazio.